corruzione nella Lega, scusi, la Corte dei Conti ha parlato di corruzione in Lombardia, si riferisce alle iniziative, alle cose fatte, le uniche condanne sono quelle del sistema Sesto Penati. Come si combatte la corruzione? Eleggendo governatore uno come me, che ha combattuto la criminalità, che è la garanzia vivente, perché io sono una persona seria che e ho una laurea vera e non ho mai partecipato allo Zecchino d'Oro e non ho raccolto firme false, a proposito, non la notizia di Albertini. Ecco, c'è bisogno di persone serie, c'è bisogno di persone che non millantano e che rispettano le regole. I grandi moralizzatori, Albertini e Giannino, si vede come finiscono. Io sono una persona seria e garantisco che con me al governo della regione il malaffare verrà cacciato a calci nel sedere. Però un caso Boni, un caso Galli, dei casi di rimborsi ci sono stati. Ci sono stati dappertutto, ci sono stati anche a sinistra, ci sono stati le Nutelle, c'è stato il sistema Penati. Con me queste cose non succederanno più e questa è la garanzia che io do. E la garanzia dipende dalla mia storia personale, dall'esperienza che ho fatto come ministro dell'Interno. L'ho fatto un mazzo così alla criminalità organizzata. Volete che mi impressioni di fronte a qualche piccolo trafficantino di periferia? Un'ultima domanda. Nel caso il centrodestra vincesse le elezioni politiche, lei come segretario della Lega sarebbe favorevole a una riconferma di Formigoni commissario generale dell'Expo? Ma questo sono due i commissari dell'Expo, c'è Formigoni e c'è Pisapia. A me interessa che l'Expo si faccia, che il cronoprogramma venga realizzato e che si facciano le grandi opere che sono sulla carta. Da governatore della regione avrò la responsabilità di coordinare tutto, commissario o non commissario è responsabilità del governatore della regione, responsabilità politica, e quindi io sarò lì sul pezzo tutti i giorni perché voglio che la Lombardia faccia una bella figura. Grazie. A voi.